Visto le immagini dai media, sono qui per il nostro tour dell'evento musicale a modo mio, mi sono sentito in dovere di venire anche qui sui luoghi, dopo una visita al centro di Sciacca, per constatare così personalmente e portare la mia solidarietà. Certo, quello che appare è una situazione non solo disastrosa, ma che probabilmente ha delle origini che non sono state risolte, anche perché mi dicevano che non è la prima volta che qui c'è questo fenomeno, anzi questa volta è stata di gran lunga superiore rispetto all'ultimo che si è verificato, se non ricordo male, nel 2016. Bisogna verificare intanto com'è la situazione delle sponde del torrente, se la risotomatura degli argini effettivamente esiste, è stato completato un progetto che era stato previsto, mi hanno detto che c'era un progetto di protezione civile che doveva essere realizzato, ma al di là di questo qui ci troviamo con una ventina di famiglie che sono in una situazione disastrosa, abbandonate al loro destino. Questo ho constatato e a loro veramente la mia solidarietà. Stasera faremo anche una raccolta fondi nell'ambito dell'evento musicale da destinare a loro per i beni di prima necessità. Qui c'è gente che non ha più neanche gli indumenti intimi, come si suol dire, quindi quantomeno beni di prima necessità, e mi auguro che ci sia una pronta risposta delle istituzioni. Mi aspettavo di vedere realmente una macchina già in azione, perché il sindaco si sa, lo sanno tutti i sindaci, di fronte a questi disastri emette un'ordinanza intanto a salvaguardia della pubblica e privata incolumità e provvede intanto a tutto, compreso ovviamente a quelli che sono gli interventi di prima necessità. Il problema della copertura finanziaria non si pone con l'ordinanza, lo sanno tutti, le ordinanze c'è un termine poi ben preciso per dare la copertura finanziaria. Quindi spero che anche questo sia stato fatto qui, anche se io non ne ho visto i segnali così visivi, ma spero che anche il Presidente della Regione, in relazione a quelle che sono le eventuali responsabilità di un progetto, di uno dei tanti progetti finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico e che rappresenta un'ulteriore incompiuta, magari batta un colpo e soprattutto venga qui a dare man forte alle famiglie che hanno subito per l'ennesima volta questo disastro.